Dunque, buonasera a tutti, benvenuti alla 13ª edizione dei Morningstar Awards. Siamo ufficialmente dei teenager da quest'anno, quindi ne siamo felici. Siamo contenti di accogliervi questa sera in questa bella location, che io personalmente ho scoperto oggi, è molto bella, spero che vi faccia lo stesso effetto. Sono Valerio Baselli, lavoro per la redazione di Morningstar da un po' di tempo, quindi insomma ci conosciamo credo ormai, ma mi presento come di dovere. Spero che l'aperitivo sia stato di vostro gradimento, che non siate troppo stanchi anche per la dura giornata di lavoro, perché la serata è come al solito densa e ricca di spunti. Dunque, a questo proposito vi ricordo che la formula è la stessa da qualche anno, quindi ormai la conoscete. Questa sera Morningstar premia l'eccellenza dell'industria italiana del risparmio gestito. Verranno premiati 5 fondi comuni, quindi in 5 diverse categorie Morningstar, 3 azionarie, 1 obbligazionaria e 1 dedicata ai fondi bilanciati. Verranno inoltre premiate 3 SGR che vedranno ricompensate la loro gamma azionaria, obbligazionaria e complessiva per quanto riguarda il premio overall. Vorrei fin da subito ringraziare i nostri media partner che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questa serata: l'Economia del Corriere della Sera, storico media partner, Funds People e Le Fonti TV, che questa sera per la prima volta trasmette in streaming l'evento, quindi benvenuti anche a chi ci guarda dal proprio PC o dal proprio tablet. Dunque, prima di entrare nel vivo della serata, come di consuetudine, chiamo sul palco l'amministratore delegato di Morningstar Sud Europa, quindi il padrone di casa, Davide Pelusi, per un saluto iniziale. Prego, Davide. Grazie, Valerio. Ok, bello vedervi sempre così numerosi, quindi grazie per la vostra partecipazione. E benvenuti quindi alla 13ª edizione dei Morningstar Funds Awards. E nel rivolgervi il benvenuto e il ringraziamento per la vostra partecipazione, vorrei sottolineare quanto sia orgoglioso di poter essere qui a premiare l'eccellenza nella gestione dei fondi e a promuovere i nostri sistemi di rating e le nostre analisi. Nonostante i tanti anni passati in Morningstar, sono ormai quasi 20 anni, non sempre ho la piena consapevolezza dell'utilità del nostro lavoro e ancor di più dell'importanza dei nostri sistemi di rating e dell'attività svolta dai nostri analisti. In particolar modo oggi vorrei condividere con voi qualche considerazione sul significato di questa sera, sul suo why e sul perché sia orgoglioso di lavorare per Morningstar. Mi faccio aiutare da qualche slide. Non so se vi è mai capitato di soffermarvi a riflettere su quale possa essere l'impatto nella quotidianità dei sistemi di rating, delle premiazioni, degli awards. Non sto parlando solo del Morningstar Rating e dei Morningstar Awards, ma più in generale del concetto di rating e di awards. Avete mai provato ad immaginare un mondo senza valutazioni, voti, giudizi? Non so se riuscireste ad immaginare una scuola senza pagelle. Avete mai pensato ad un mondo senza meritocrazia? Selezioni e premi? Che tipo di mondo avremmo? Avete mai pensato a quanto possa essere stimolante per ognuno di noi l'idea di voler o dover fare del proprio meglio per ottenere un buon voto, un buon giudizio o una valutazione positiva? Si pensi a quanto le valutazioni aumentino la concorrenza e la concorrenza aiuti a migliorare la qualità, a incoraggiare il progresso, ad aumentare l'efficienza ed infine a favorire la crescita. Si pensi a quanto i riconoscimenti aiutino la motivazione delle persone pungolandole a fare del loro meglio. Un circolo virtuoso per l'umanità e il mondo, innescato ed alimentato da valutazioni e riconoscimenti. In Morningstar sappiamo perfettamente che i nostri rating, i nostri awards non ci dicono tutto sulla bontà di un fondo comune, di un ETF o di un fondo pensione, così come magari un CV non ci dice tutto di una persona che stiamo selezionando. Ma sappiamo che aiutano gli investitori a restringere e a semplificare le loro ricerche, aiutano a selezionare una lista di fondi su cui è possibile focalizzare l'attenzione e approfondire la conoscenza. Aiutano a risparmiare tempo e ad aumentare la competizione tra gestori, migliorando la qualità del loro lavoro e l'efficienza del mercato, nell'interesse finale degli investitori. Chiaramente non tutti i sistemi di rating sono ugualmente efficaci e hanno la stessa credibilità. In Morningstar dedichiamo grande attenzione, risorse ed energie per costruire un sistema di rating indipendente, forte e credibile. E se sempre più investitori credono nel nostro sistema di rating, significa che in passato hanno trovato vantaggioso utilizzarlo. E se continueranno a seguirlo in futuro, forse significa che il Morningstar Rating ha una solida credibilità. In Morningstar riteniamo che per avere un sistema di rating credibile sia indispensabile rispettare alcune caratteristiche. E io qui ne voglio elencare almeno tre, che ritengo le più importanti. Accuratezza e robustezza metodologica, che è in continua e costante evoluzione. Sin da quando abbiamo lanciato il primo rating nel 1984, è stato più volte rivisto e la metodologia implementata e migliorata. Indipendenza, trasparenza. Queste tre caratteristiche, insieme a molti altri elementi importanti come etica senza compromessi, altissima qualità dei dati, alta selettività, infatti andiamo via via riducendo il numero dei premi proprio per renderli sempre più esclusivi, sono stati determinanti per l'affermazione dei nostri awards e delle nostre analisi. Questo è il nostro stile nel servire gli investitori, i nostri clienti e per realizzare la nostra missione che è creare grandi prodotti che aiutino gli investitori a raggiungere i loro obiettivi di investimento. Prima di ridare la parola a Valerio, voglio ringraziare il professor Mario Tozzi per aver accettato il nostro invito a partecipare ai Morningstar Awards. La sua presenza testimonia la rilevanza che Morningstar riconosce alle tematiche ambientali, sociali e di governance. Ormai tutti conoscete i nostri rating ESG, però forse non tutti sapete che da quasi un anno abbiamo lanciato il Morningstar Portfolio Carbon Risk Core, per aiutare gli investitori a misurare l'esposizione del portafoglio dei fondi ai rischi derivanti dalle emissioni inquinanti. Il portfolio Carbon Risk Core fa parte di un gruppo di oltre 70 indicatori volti ad aiutare gli investitori ad indirizzare le loro decisioni di investimento verso quei titoli con le più basse esposizioni a fonti inquinanti e quindi meno soggetti a rischi di controversie ambientali. Questo è il nostro modo di contribuire a quelle che gli scienziati e investitori considerano due delle più grandi sfide economiche, ma non solo economiche, del nostro secolo. Cambiamento climatico, surriscaldamento del globo. È questo che mi rende orgoglioso di continuare a far parte della famiglia Morningstar e di essere qui con voi questa sera. Grazie. Grazie Davide. Grazie.